Eccoci qua ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ma di chi? È il chef Frank! Ovviamente oggi vi faccio un piatto, lo possono fare secondo me qualcosa in più a nord, però anche a sud. Faccio carola riccia. Ovviamente voi vedete tutti i procedimenti con baccalà impanato. Cioè praticamente la scarola viene frullata, viene una crema. Facciamo una cosa gourmet. Ogni tanto vi dicete chef Frank, ma io, ma ci ho fatto video di struffolo? 25.000. Ma a mia madre 25.000 e voi avrei chiesto. Banda alle ciance ragazzi, iscrivetevi al canale di mio figlio, il canale di Chef Franco. Detto questo, incominciamo, vi faccio vedere i procedimenti che faccio. Questo è un bel piatto per la vigilia di Natale. Detto questo ragazzi, vi faccio vedere, faccio prima il baccalà impanato, viene nella pastella e faccio vedere la frittura come viene. Detto questo, mettiamo l'olio, terricottici e tutti i cogliù. Olio nella pentola. Ecco qua, accendiamo, faccio la pastella. Mi ci cattato pure la frusta di gomma, casomai se ne dice qualcosa. Ragazzi, ho messo 2 bicchieri di acqua minerale. Deve venire molto densa, vedete? Stuzzicadenti. È ancora presto. Pastella pronta. Il baccalà, voglio uno spettacolo su baccalà. Guardate qua. Allora, faccio tutti i pezzettini così. Ovviamente la rossa con spino, vabbè, poi lo togliamo. Prendiamo carta che assorbe l'olio, mettiamo sopra, uno e uno due. Allora, vediamo l'olio come sta, che punto sta. Già stiamo andando bene. Allora, ragazzi, faccio l'impanatura. Vedete? Vedete ragazzi, piano piano il baccalà si frigge, viene quella doratura, caroppo quando proviamo a fare tranche in bocca, giusto alla balamaison? Facciamolo. Eccoci qua ragazzi, ora vi faccio vedere come sono venuti, guardate a me, questo è baccalà impanato con la pastella, guardate a me. Massaggiamo uno, pure qua, che può massaggiare. Volevo un piatto con me, mi ha da guardare sulla chef, Frank, e vado a scrivere il canale. Ciao, perché si mette più forte. Mettiamo un po' di sale, quanto basta sopra, vedete? Ragazzi, nel frattempo che finisce l'altro baccalà, ce lo mangiamo dopo, questo è solo per fare il piatto. Ma tu, questo qua assaggio io. Ragazzi, ci vediamo dopo. Un bacio. Il primo passaggio è stato fatto. Abbiamo fatto qualcosa in più e dopo lo mangiamo pure noi. A me mi servono 3-4 pezzettini piccolini. Però guardate, volevo tranche. Se volete fare il baccalà per la vigilia di Natale con la pastella, guardate qua, è più mangiabile, è più bello. Vuol dire chi? Vuol dire chef Frank. Detto questo, ho messo la pentola con l'acqua, metà acqua sul fuoco, facciamo la scarola riccia, la buttiamo dentro, la facciamo sbollentare un po', poi la mettiamo acqua fredda con ghiaccio, facciamo lo shock termico per non perdere i colori. 2 minuti, vi faccio vedere tutti i passaggi. Guardate, ma a me però che si fa vicino a Natale, secondo me la da fare. Ci vuole un po' di tempo, però ne vale la pena. Molto più croccante e più saporito, perché voi lo sapete, la vicinanza che il baccalà, dopo mangiato tutti quegli antipasti, solo con la farina, diventa molto gommoso. Invece questo qua, guardate qua, pezzettini piccolini e viene uno spettacolo. Detto questo, e ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, la scarola è quasi pronta, fai vedere, viene un attimo. L'ho sbollentata, vedete? Faccio salato 2 minuti. Ah, guardate a me, ghiaccio. Spengo. Quanta cosa ci hanno imparato a dare il ghiaccio. È bello, a me mi piace, mi piace.
questo qua ce lo conserviamo per dopo, quando frulliamo. Guardate, vedete, sono messo questo colore. Faccio stare giusto 5 minuti, poi vi faccio vedere come si frulla. Ci vediamo dopo. Un bacio, siamo pronti. Allora, li taglio un po' così. Metto qui dentro. Aiù, pulite sempre, mi raccomando. Goccino di sale. Guardate sempre tutti i miei passaggi. Olio quanto basta. Basta. Un po' che parmigiana redda, ok. Metto un goccino d'acqua, questo qua dove ho fatto sbollentare la scatola, e vediamo così come viene. Dobbiamo assaggiare di sale. Assaggio. Mamma mia. Pizzichino di sale, pizzichino. Metto pure un po' di pepe, ragazzi. Basta. Un altro goccino d'acqua e si frulla. Ragazzi, se vedete, col ghiaccio e l'acqua fredda, il colore è rimasto uguale. Fatelo che è bello. Ovviamente, vai giù, chi te lo dice, beh, chi non te lo dice, il servizio non può fare. Guarda che crema che ci ho fatto, è di spettacolo. Ecco, vuol dire che fa. Ragazzi, ho comprato olive nere, quelle buone, quelle di Gaeta, metto nel forno a microonde, dopo vi faccio vedere come viene sbriciolato. Vieni appresso a me. Mettiamo qui dentro. Tre minuti e poi controlliamo. Nel frattempo facciamo la fonduta di grana padana. Panna e grana padana. Se ci vuole un po' di latte, glielo mettiamo un pochino. Accendiamo. Mettiamo un goccino di latte. Basta, a me non mi serve assai, poco. Deve andare in ebollizione. Grana, 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 grana! E grana! Pizzichino di sale. Aglio, guardate che cucina mi aspetta. Sono tutto sudato. Sono tutto sudato. La crema è pronta. Mamma mia, facciamo di macaroni così. Prendo le olive. Facciamola. Facciamola. Mo ci vuole arte. Sono una fre. Ah mamma, crema di scarole. Aiuto, man mano che ho fatto i passaggi. Questa qua l'abbiamo assaggiata sempre. Olive. Guardate le olive come si hanno fatte. Crema di grana. Guardate che piatto è fatto, chef. È uno spettacolo, mo assaggiamo. Questo è un piatto natalizio. Guardate qua. Ragazzi, questo è il mio baccalà rivisitato con crema di scarole. Assaggio. Mamma mia, voglio tanti passaggi. Voglio che assaggia. Non vedo l'ora, voglio. Se vi è piaciuto, mettete bei commenti. Tanti piaciuti. Se vi è piaciuto, non mi scrivete commenti, ma non che non mi ricordo. Ditemi nei commenti se è un piatto gourmet oppure no. Ne vale la pena di farlo, perché io assaggio. Prendo il baccalà impanato, crema di scarole e fonduta di grana padana. Guardate qua. Secondo me questo piatto è uno spettacolo. Solo di gusti. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua.
iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto, fatemi un bei commenti. Un piatto per la vigilia può essere sia di Natale e sia di Capodanno. Ci vuole un po' tempo. Questo qua è un piatto per 4 persone. Che se sta una famiglia e vinto per su, guatemala. Non ho facito. Esplosione di gusto, bei sapori. Assaggiate sempre, mettete sempre il sale quando ci vuole, il pepe quando ci vuole, formaggio e tutto. A me è piaciuto. Resta a voi iscrivervi al canale e mi fate un bei commenti. Buon Natale a tutti. Ciao, voglio bene.